Sono isolati 130 residenti di Corniglia per una frana ancora in movimento che da questa mattina ha bloccato la strada provinciale 30, unica via di accesso per uno dei borghi delle Cinque Terre. Italo Lunghi ha raggiunto telefonicamente il sindaco di Vernazza. Brutta, brutta, perché è lì che continua anche adesso, mentre qua sto parlando vengono giustati. Sì, la strada è la strada 30 che collega San Bernardino con Corniglia, quindi praticamente è l'unica strada di collegamento al paese. Attualmente è chiusa, la provincia l'ha transennata, proprio non fa passare nessuno. C'è pericolo perché la strada è in continuo movimento, continuano a venire giù pochi sassi, ma ogni tanto arrivano, e quindi c'è pericolo per chi dovesse transitare. C'è il geometra della provincia e un geologo che hanno detto che la cosa è molto seria, che bisogna comunque intervenire con una ruspa all'interno, quindi il lavoro sarà lungo, parlano di 3 o 4 giorni, quindi speriamo meno, ma insomma io c'ho il paese bloccato. L'unica via di collegamento, diciamo, con Corniglia rimane il treno per il momento? Rimane il treno, sì, solo il treno. E la mia preoccupazione più grossa sono le ambulanze che non possono partire, certo. E il paese, essendo isolato, c'è anche la psicologia che qualcuno che si sente male può dire: sono isolato, cosa mi succede? Allora ho chiesto al dottor Ferrari del 118, sì, se poteva aiutarmi creando un presidio sanitario provvisorio, che adesso è l'unico mezzo per portare via qualcuna Corniglia grave, è l'elicottero. Se ci fosse un presidio sanitario, almeno se non altro tranquillizziamo i cittadini, ecco. Un'altra frana, sempre alle Cinque Terre, ha interrotto la viabilità provinciale. Durante la notte uno smottamento ha riguardato la strada provinciale 43 tra Levanto e Monterosso, chiusa tra le località di Legnaro e Chiesa Nuova. In Val di Vare, infine, rimane chiusa la strada provinciale 20 che porta a Madrignano, interessata da un cedimento di vaste proporzioni nei giorni scorsi. Ieri un sopralluogo congiunto con Regione Liguria ha confermato la necessità di creare un bypass per riaprire temporaneamente la circolazione.